Prima di cominciare, vi ricordo che per la ricerca delle squadre, la valutazione in base alle stelle possedute è stata attuata applicando no alla voce condizione live. E ciao ragazzi, benvenuti qui in questo video, bentornati qui sul 45esimo episodio della squadra più scarsa di FIFA, il penultimo episodio di questa serie, signori, quindi tra un paio di settimane, quindi settimana prossima poi finirà questa serie, ma questa oggi siamo qui per andarci ad affrontare la sfida con l'ultima squadra svedese. Siamo con l'Halmstads VK, 62-60-62 la sua valutazione che ci andiamo a selezionare. Andiamo al tabellone delle squadre avversarie per vedere quali squadre ci sono ancora rimaste possibili da affrontare e vedere chi poi ci toccherà affrontare dunque per questo penultimo episodio di questa serie su FIFA 18. Dopo lo scorso episodio dove abbiamo affrontato il Real Madrid in una partita entusiasmante sotto certi punti di vista, dipende quali punti di vista, siamo pronti per andare a vedere quale squadra dovremo affrontarci per questo penultimo episodio. Le squadre ovviamente sono ancora quelle in bianco, quelle possibili da affrontare, potremmo ancora prendere altre squadre molto forti, facsimili del Real Madrid, tipo Atletico, Juve, il Bayern Monaco, c'è anche l'Atletico Madrid, quindi insomma squadre ce ne sono ancora tante. Dunque, per coprire chi dovremo affrontare quest'oggi, andiamo al generatore dei numeri casuali, estraiamo questo penultimo numero e vediamo voi chi ci toccherà affrontare. E ci siamo, signori, pronti per andarci a estrarre questo 45esimo estratto, questo 45esimo numero delle squadre più scarse di FIFA della serie su FIFA 18, che ci sta accompagnando ormai da un bel po' di tempo. Signori, allora diamo una ruotata, diamo un'occhiata, vediamo un po' queste ultime palline rimaste. Intanto qua vabbè, per sempre il schermo del computer perché è passando il tempo. La seconda pallina la ributtiamo dentro senza neanche darci l'occhiata. Il numero 17 è colui che quest'oggi è estratto, quindi andiamo a vedere a quale squadra corrisponde questo numero 17, che quindi sarà probabilmente la prima colonna, e vediamo un po' chi dovremmo affrontare per questo penultimo episodio delle squadre più scarse di FIFA. Ok, signori, allora ci siamo, è uscito il numero 17, quindi prima colonna all'incirca nel mezzo. Eccoci a Asburgo, squadra tedesca, perfetto. Potrebbe essere una squadra medio-alta di livello, insomma la più scarsa che potremmo prendere all'incirca sulle 4 stelle, però Asburgo intanto entra a far parte delle squadre che non potranno più essere affrontate in questa serie. Quindi andiamo sul campionato tedesco Bundesliga e andiamo a selezionarci quello che è l'Asburgo. Ok, allora Germania, eccolo qui. Allora Hamburgo, no, Asburgo, FC Asburgo, sì, eccolo qua, FC Asburgo, 76, 74, 73 la sua valutazione, 4 stelle come immaginavo. Ce ne andiamo a selezionare le divise, le lasciamo così, la nostra sì, la loro lo possiamo mettere magari così che si capisce bene. Vabbè, penso che blu e verde, insomma, se capisce bene. Signori, faccio la formazione, noi ci vediamo in the fields, in the campo, into the campo. Eccoci in campo, signori, allo stadio municipale, che sembra il nome di video in campo dell'oratorio. Qui per questa squadra, per questa partita, che è per questa squadra? Sì, vabbè, siamo qui per questa squadra per vedere un po' come se la caverà questa squadra contro l'Asburgo. Signori, utilizzo 4-4-2, in realtà non ho dovuto manco cambiare uomini nella formazione perché ci stavano i più forti, gli altri fanno veramente cagare. Signori, allora, vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Purtroppo questo campo diviso a metà con le luci potrebbe causarci problemi, a parte che sinceramente problemi ce l'abbiamo a prescindere. Volevo provare ad andare al tiro ma non ce l'hanno permesso mai. Allora ragazzi, stiamo sempre concentrati, stiamo sempre attenti, attivi, vediamo un po' di riuscire a fare qualcosa di interessante. Intanto era fuori gioco, deve stare bene rimontarci di due sto biondino di merda. Bello questo gioco veloce di testa, ma che cazzo ha preso? Prova il tiro, ma dai, ma che ha preso sto portiere? Itz, ma cosa hai preso? Ma non tanto qui, perché magari questo era anche facile, ma il colpo di testa da 2 metri, signori, ma cosa ha preso? Vai con il... Ragazzi, sto portiere è mostruoso! Questo portiere è mostruoso! Ma holy shit! Ma questo portiere è devastante! Tira! Dai! Sì! 1-0!
dai cazzo! 1-0 al 21esimo! Vai così! L'uomo giusto al posto giusto, al momento giusto, tutto giusto! Qua riesce a tirare, a parte che ha perso un bel po' di tempo per tirare porco schifo, il portiere l'aveva presa comunque. Però dopo con un rimpallo a caso in testa, ragazzi, siamo riusciti a buttare dentro un gol bruttissimo, ma essenziale, fondamentale. Grande Gudmundsson. Ottimo così, 1-0 guys, 1-0. Sempre concentrati, siamo sempre concentrati. No, volevo farlo passare per quello che stava arrivando. Va bene, era un po' difficile, ne sono consapevole. Proteggi. Qualcuno che si faccia vedere, però porco schifo. La metti in mezzo, passa! Bello. Buona l'intenzione. Vai così. No, brutto, orribile. Che cos'è? Ah, fine primo tempo. Ok, meglio. Meglio fine primo tempo che forse sarebbero ripartiti. Ok, signori, ci siamo. 1-0. Dai così, dobbiamo continuare con questo mood. Dobbiamo continuare così, signori. Si rimette il pressing alto. Si continua a stare attenti a far possesso palla, a far girare il pallone. Prova il tiro da fuori. Una ciabattata terribile che ci ho voluto provare, ma è stata una ciabattata terribile. Porco schifo. Mamma mia, grande difensore. Ho detto i ragazzi si possono svegliare al secondo tempo. Io cambio gioco, raga, ma che me frega a me. Non la sta a stoppare però. L'unico giocatore che non la sa stoppare io ho data, cazzo. Ma la portiere, mi frega un cazzo, faccio melina, a me non mi importa. Io questa la devo vincere, questa io la vinco. Vai così, vai Bengon. Oh, dai. Ma che ha preso? Che cosa ha preso sto portiere, ragazzi? Ma sto portiere è devastante. Questo portiere è devastante, oh di shit! Dai che fa sempre a loro, cazzo! Portiere! Bravo portiere, con la sicurezza di voi! Certo che se magari la davi al terzino come t'avevo detto io, porca troia, oh! No ragazzi, madonna mia! Non ci credo se entrava! Oh ragazzi, che cosa è, mo? Dai cazzo, no! Oh, arbitro! Dai, non è fallo! Io non ci voglio credere! Ammazzalo! Vai, porta la palla lateralmente! Vai, lateralmente, vai! Vai così! È finita, signori! È finita! Abbiamo vinto! Siamo tornati alla vittoria! Dai! Ci voleva dopo tanti cose di sofferenza! Dopo tanta sofferenza, signori, abbiamo devastato questo Asburgo. Soprattutto i primi minuti che c'è stato del caos. Signori, andiamo, torniamo alla vittoria. Ci è voluto il penultimo episodio, dopo 4-5 episodi che sono stati abbastanza negativi. Anzi, sono stati negativi. Signori, vi lascio un like, un commento e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo al prossimo episodio delle Squadre di Scherzi e Vive. Ci vediamo anche in un prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi. Intanto mi si è spenta pure la facecam, così, nei saluti finali. Totalmente unexpected.